Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi Niflheim, un prodotto molto intrigante, indie, gioco di ruolo, con tanti elementi, tante contaminazioni di altri generi, insomma un gioco che potrebbe riservarci grandi soddisfazioni anche perché parliamo di un guerriero che ha come obiettivo quello di raggiungere il Valhalla e sarà nostro compito permetterglielo. Per cui io ringrazio prima di tutto il mio amico Michele per avermi regalato una copia del gioco e avermi così permesso di portarvi questo gioco così rapidamente. Detto ciò, è disponibile sia in multi che in singolo. Oggi, ovviamente, proviamo il singolo. Per cui, creazione del mondo: la collina dell'Orso Antico, un terreno montuoso con rocce e ghiaccio a perdita d'occhio, ricoperta da una coltre di fredda nebbia. Il territorio è ricco di piccoli animali che attirano lupi e altri predatori in gran numero. Oppure, la foresta del lupo guercio: boschi oscuri e crudeli ricoperti da neve e ghiaccio. Animali selvaggi vagano per queste terre ricche di bacche, prelibate e funghi. Brughiera dell'aquila del deserto, paludi mortali sovrastate da una densa nebbia dove gli uccelli si nascondono per sfuggire agli agguati dei predatori. Oppure, deserto del drago di ghiaccio, una landa desertica circondata da vette montuose nell'erba alta e secca si celano i grandi predatori delle loro prede. Vabbè, io sono fortemente incuriosito da quest'ultima e andrei ad aggiungere un bot. Ma io inizierei così, senza bot, gioco da vivo da solo. Posso scegliere fra Vichingo, Valchiria, Berserker o Sciamano. Ma io andrei di Berserker. Così. Tanto per. Che è insomma la classe che mi piace di più. Non a caso, appunto, il mio nick deriva da Berserk. C'è tutto un collegamento. Ogni tanto lo dico visto che in tanti lo chiedete. Allora, io sono qui. Deserto del drago di ghiaccio. Ci buttano dentro al. Costruisci. Che cosa potrei fare? Potrei costruire la mia cittadella. Infatti, vi dicevo, c'è parecchia contaminazione di altri generi. E fra questi c'è appunto il base building. Che cosa posso fare io della mia esistenza? Ho raccolto i mirtilli. Ho raccolto le pietre da costruzione. Ah, ecco, così alla burina. Bene, un ramoscello, un uovo. La zucca rossa. Diciamo che posso raccogliere un'infinità di roba. E se io tipo adesso volessi andare. Teletrasporto, non si sa bene. Allora. Ma poverino, sto soffrendo tantissimo per lui. Allora. Io vorrei la carne. Ok. Carne di maiale. Che è un incrocio fra un maglione e un maiale. Vabbè, allora entriamo. La fase di raccolta è chiara. La fase di combattimento un po' meno per il momento. Ma la scoveremo. La comprenderemo. Allora. Tutorial. Comandi, premi Y per interagire, inizia la sfida, premi X per lottare contro l'obiettivo più vicino, per cambiare arma durante i combattimenti a distanza o ravvicinati premere LT, premere RT per difendersi con lo scudo. Ok, le terre di Niflheim sono abitate da sacerdoti della morte, i servi di Hel, possono essere fastidiosi e persino pericolosi, ogni tanto i sacerdoti vi faranno strane richieste, in questa terra vive anche una strega che ti chiederà diversi sacrifici, se non accetti la sfida andrai incontro a seri problemi, non prendertela alla leggera, un'orda di scheletri attaccherà la tua fortezza, la strega ordinerà siccità per le tue terre, che bello! Vabbè, diciamo che per adesso vado. Io vado. Ah, ecco. Allora, voglio vedere se riesco ad evitare. Ok, le frecce sono di quantità limitata. Allora, i nemici non sembrano avere loot di sorta. Allora, la signora dei morti ha posato lo sguardo su di te.
guerriero, portale la gioia di una nuova vittoria, trova tre legname e verrai lautamente ricompensato. E la domanda è: dove lo prendo? Lo capiremo andando avanti. No, mi sto avvelenando, via. Per carità. Mappa sotterranei. Diciamo che è complicato. Abbiamo trovato. Prendi tutto. Che ce frega. Ok. Scendo. Aia. Sto rischiando di morire malissimo. Ok, io ho... Che cosa... Sono morto. Perché? Non capisco. Allora... C'è uno strano marchio su di me. Ah no, eccomi. Ok. Sono di nuovo vivo. Però... Vado a riprendermi la roba. È un sistema di combattimento veramente strano. Perché ha... per farvi capire, ha un input lag di circa un secondo. Ma è chiaramente voluto. Cioè, non è una cosa casuale. Cioè, è proprio fatto per incoraggiare un approccio più tattico. Ah, ecco, potevo raccogliere. Raccogli tutto. Per incoraggiare un approccio più tattico, ma... si traduce nella necessità di adottare un approccio più tattico, cosa che io spesso non riesco ad assumere. Quindi, un attimo. Mi era chiaro come raccogliere le cose? Ok. Ho raccolto una ghianda e sicuramente ci farò molto. Allora, qua, ok. Qua scendiamo. Io vorrei tornare a prendermi ciò che avevo lasciato. E qui ovviamente non c'è nulla. A patto che ci sia modo di recuperare ciò che avevo lasciato. Sì, ok. Ho ripreso tutto. Bene. Allora, eravamo rimasti qua. La vecchia. Yemeno? No. Parla. Passi nel nel buoi. Per la prima volta in un centinaio di anni, o erano migliaia. Ho compagnia. Salve, chiunque tu sia. Non sei al servizio della regina con due facce, lo sei? No, altrimenti non avrei avuto nemmeno il tempo di salutarti, giusto? Non emani il suo odio. Conosco bene il suo odore. Per secoli i miei fratelli ed io l'abbiamo servita, cercando i tesori più preziosi, le armi più potenti, poi un giorno. Ma te non hai bisogno di venire a conoscenza. È più sicuro per entrambi, figlia dell'oscurità e avida di segreti. Ho un favore da chiederti. Saresti così gentile da portarmi 10 fungo ragno? Ti ricompenserò adeguatamente. L'oro qui non mi serve. Va bene. Ce ne occuperemo, qualora ci fosse modo. Io intanto... proseguo. Ma proseguo poco. Perché qui c'è veleno. Vabbè, io ci provo. Ho fatto male a provarci. Me ne vado. Allora, a tal proposito, la prima delle domande a questo punto è: cosa fare? Perché è palese che... Allora, io torno al castello. Mi costa 5 monete e torno al castello. Ah, ecco. Bene. Allora, ho trovato un po' di cose. Adesso facciamo... Ok.
Il cachi selvatico. Ramoscelli. Fungo maleodorante. Legname 3. Ok. Se io tipo volessi il bottino. Di qual bottino parliamo? Non è chiaro. Fungo velenoso. Bello. Evitiamo la morte se è possibile. Allora, no, voglio l'inventario. Quindi, attrezzature provviste, io mi curerei. Se la volessi usare, bevi. Ok. Bene, allora. Ho fame, a chi lo dici? Dunque, qua è tutto entrare. È tutto molto strano da queste parti. Laboratorio. Allora, lo scrigno che cosa ospita? Ascia di ferro, mannaia primitiva, spada arrugginita e spada... Io direi mannaia di ferro, visto che c'è parecchia roba. Allora, però scusate, facciamo le cose per bene. Allora, io voglio questa mannaia di ferro e va bene. Poi pettorali di rame, bracciali di rame e pettorale di rame che è uguale a quell'altro, quindi cambia poco. Poi cibo, tipo pollo da campo, lo mangio. Perfetto. Scudi non ne ho, non mi posso difendere perché non dispongo di scudo. Costruire falegnameria. Ramoscelli e pietra, costruisci. Crea, cosa posso creare? Tavola, porta, picco primitivo, corda, lampade, scudi e legno. Mazza la roba che si può fare. Cassaforte. Dentro la cassaforte c'è la spada di ferro e basta. Vabbè, diciamo che io devo capire come si vende la roba, ma lo capirò andando avanti. La fucina. Qua c'è il mio trono. Ed è dove mi riposo. Bene. Io vorrei capire alcune cose che credo capirò andando avanti. Tipo come faccio a guadagnare le ricompense degli obiettivi completati e cose simili. Qua c'è un sacco di roba. Questo è un altare. No, è una cucina. Banalmente, devo costruire uno scrigno. Laboratorio di alchimia. Un altro scrigno. C'è qualcosa qui. Cosa vuol dire? Ah. Leggere. Non fidarti dei sacerdoti. Trova ciò che più temono nelle profondità. Non sono ciò che ti pretendono di essere. Preparati, stanno venendo per te. Che ansia. Quest'altro scrigno è vuoto, vabbè. Ok, allora a questo punto, spostate al castello, già ci sono, grazie. Qui l'abbiamo già letto. Diciamo che adesso non mi resta che riprovare ad andare dove devo andare. Ottenere il bottino non è ben chiaro. Diplomazia, assalti effettuati, abilità, missioni. Allora, esegui. Mi hanno da... Ah, completato, ok. Mannaia di rame. E mi hanno pagato, bene. Quindi, a questo punto io vado via.
Spero di aver azzeccato la porta. Sì, ok. Costruisci. Qua serve ancora un botto di roba, lo possiamo fare. Desidera? Parla. Cracra, volevo dire benvenuto. Anzi, benvuto, guerriero. Il mio nome è Og e sono qui per darti alcuni consigli. Primo, non essere inquieto. Le nebbiose sponde di Asgard hanno più bisogno di te quanto ne abbiano le sale del Valhalla. Secondo, anche dopo la morte non dovrai ignorare la tua salute. Queste piccole pernici sono una grande fonte di proteine. Lo stesso vale per le loro uova. Gustoso. Non mi dispiacerebbe averne alcune di quelle uova per me, se capisci cosa intendo. Pollo e uovo. Ok, quindi. Vado al. Ecco. Mi è dispiaciuto tantissimo fare ciò. Diciamo che devo raccogliere una barca di roba. Ok. Ho preso una zucchina. Qua non posso raccogliere nulla. Qui aspetto a entrare perché non so cosa si cela all'interno. Acchiappa il pollo. Sto prendendo roba per condire cose per i prossimi 26 anni. Ho migliorato il mio livello di taglialegna. Prendilo, prendilo, prendilo. Ma poverino. Soffro tantissimo ogni volta che. Una pecora! Ok. Pelle, ok. Qua prendiamo altra legna. Che ci serve parecchio. Qui non c'è nient'altro. Diciamo che è da inquadrare bene cosa comporta tutto ciò che sto facendo. Sì, ho capito che hai fame. Stiamo sempre a magnà, però. Diamoci una regolata. Allora, entriamo qua dentro. E all'interno che cosa c'è? Comunque, intrigante, devo dire. Allora, qua. Non so nulla, benissimo, quindi vado. Mette un'ansia. Missione accoglitore. La signora dei morti ha posato il suo sguardo su di te, guerriero. Porta nella gioia della nuova vittoria. Trova due pelle di coniglio e verrai lautamente ricompensato. Va bene. Ci penserò. Avvicinati tu. Ok. Ho preso della carne disgustosa, ma. Allora. Ok, qua raccogliamo tutto. Spada presa. Cambiamo arma, qua non si può passare. E che noia sta cosa. Allora, entriamo sotto. Ma non c'è niente, entriamo sotto. Scendiamo sotto ancora. No, io volevo andare giù. In realtà giù. E giù, di nuovo. No, ci ho ripensato, arrivederci. Non è il luogo adatto. Allora, mangiamo intanto. Qua raccogliamo tutto. Allora, signora, fungo velenoso ne abbiamo due. E ci vorrà un po', temo. Ci vorrà un po'. Beh, ragazzi, ah. Mena, 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 mena. Ok. Io vorrei dare un'occhiata un attimo a una cosa in particolare. Che è le abilità. Allora, io ho livellato, quindi posso. Discepolo, resistenza allo stato di confusione, al sanguinamento. Maestro, probabilità richiesta. Taglialegna. Ma io quasi quasi migliorerei. Ma no, non posso fare nulla per ora. Ah, diciamo che il progresso è. Ho fatto un livello, ma sono ancora lontano dagli obiettivi che saranno. Questa l'ho completata. Questa
Questa è da completare. Diciamo che c'è parecchio da fare. E sono fortemente intrigato. Oh, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Prendi tutto, acchiappa tutto, acchiappa tutto, acchiappa tutto. Assolutamente acchiappa tutto. Vedo che non c'è peso, il che è una cosa che mi aggrada particolarmente. No, non sembra esserci nulla a che fare con peso e cose varie. Meno male. Ok. Di conseguenza, diciamo che sono relativamente tranquillo. Allora, ragazzi, io a questo punto direi che, a parte un grazie enorme al mio amico Michele per lo splendido regalo, perché mi ci chiuderò adesso, a prescindere dal fatto che si facciano o meno altri video, ma è il mio genere. Per cui sicuramente ci sarà modo per me di andare avanti. Vi lascio il sondaggio in alto a destra. Fatemi sapere se vorreste vedere di più, oppure se vi basta così. E ovviamente il link alla pagina Steam, affinché possiate giocarla anche voi qualora lo vogliate. Ok. Bene, ragazzi, io a questo punto vi saluto. Fatemi sapere cosa ne pensate. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.